Salve ragazzi, oggi vi racconterò una storia di donne. Donne che hanno dimostrato il loro valore e il loro coraggio, malgrado la storia si sia dimenticata di loro. Vi parlerò infatti delle Streghe della Notte, il gruppo di aviatrici dell'Unione Sovietica che rischiò la propria vita durante la Seconda Guerra Mondiale e della loro fondatrice Marina Raskova. Marina Raskova, nata a Mosca il 28 marzo 1912, mostrò sin da giovane un particolare interesse per la musica, le lingue, la chimica e l'arte militare, in particolar modo per l'aviazione. Se non fosse stato per le difficoltà economiche createsi a seguito della morte del capo famiglia quando Marina aveva solo 7 anni, la giovane avrebbe sicuramente intrapreso una carriera da cantante d'opera. Invece, intraprese gli studi in chimica, che dopo il diploma la portarono a lavorare presso una fabbrica di colori, un lavoro che le consentì di aiutare la sua famiglia. Giovanissima, si sposò con l'ingegnere Sergei Roskov, con il quale ebbe una figlia. I due, però, divorziarono qualche anno dopo. Aveva solo 19 anni, invece, quando fu assunta come tecnico di laboratorio dall'Accademia di Aviazione Militare Sovietica Zhukovsky. E 22 anni quando diventò prima navigatrice e poi pilota aeronautico. Nel 1937, insieme a Valentina Grizodubova, ai comandi di un biposto Yakovlev Air 12, stabilì il record mondiale femminile di 1445 km di volo senza scalo. Nel 1938, a bordo di un idrovolante civile Beriev MP1, stabilì il nuovo record con 1749 km, migliorato poi a luglio con un nuovo record di 2241 km. Infine, a settembre, nuovamente in coppia con Valentina Grizodubova e Polina Osipenko, volò senza scalo da Mosca alla costa del Pacifico al comando di un Sukhoi Ant 37 bis, chiamato Rodina, ovvero Madre Patria. Il 22 giugno 1941, con il nome di Operazione Barbarossa, cominciò l'invasione dell'URSS da parte della Germania nazista di Hitler, che diede inizio a quella che la Russia chiamò guerra patriottica per la grande partecipazione popolare. Marina Raskova, almeno inizialmente, non scese in campo, poiché in quel periodo entrò a far parte del Comitato di Difesa del Popolo, dove si rese conto dell'elevato numero di donne pilota che volevano combattere nell'aviazione sovietica. In quel periodo, molte di loro scrissero a Marina dicendo di essere state respinte per l'arruolamento nell'aviazione, malgrado fossero già in possesso dei brevetti di volo. E fu proprio la popolarità di Marina che permise di convincere gli alti comandi militari a sottoscrivere un decreto con cui si autorizzava la formazione di un reggimento aereo composto quasi esclusivamente da donne, formazione alla quale risposero migliaia di volontarie. Marina ne selezionò personalmente 1000, che furono raccolte nel 122esimo gruppo aereo, da lei stessa comandato. Il reggimento in questione, però, era molto grande, quindi si decise di dividerlo in 3 unità più piccole, ovvero il reggimento 586esimo per la caccia, il 587esimo per il bombardamento in picchiata e il 588esimo per il bombardamento leggero notturno. Il battesimo del fuoco avvenne l'8 giugno 1942 in Ucraina sotto la guida di Yevdokia Bershanskaya in un raid contro il quartier generale di una delle divisioni tedesche. Le aviatrici decollavano a intervalli regolari, giungendo una alla volta all'obiettivo e cercando di sfuggire alla contraerea tedesca. Durante quella missione persero la vita 3 aviatrici e una quarta fu gravemente ferita. La Raskova mostrò di possedere anche notevoli doti tattiche. Di fronte alle contromisure dei tedeschi, che avevano assemblato uno stormo di caccia per intercettare i bombardieri sovietici, adottò la tecnica del volo radente fino in prossimità dell'obiettivo, con sollevamento in quota e la successiva picchiata sul bersaglio, quando per il nemico era ormai impossibile reagire. Oppure la tecnica del volo in pattuglie di 3 aerei per gruppo, 2 dei quali servivano a distogliere l'attenzione dei fari tedeschi, mentre il terzo puntava all'obiettivo e colpiva.
ma anche l'avvicinamento alle postazioni nemiche ad alta quota e l'abbassamento con il motore al minimo per evitare rumori e sganciare prima ancora che i tedeschi si accorgessero della presenza del bombardiere. Le sue strategie erano davvero notevoli, soprattutto se si considera i mezzi obsoleti utilizzati dalla squadra, ovvero aerei in legno e tela, destinati a un uso civile, come lo spargimento dei fertilizzanti chimici sulle piantagioni di Gran Turco o il trasporto di feriti o della posta. Per non parlare della loro lentezza, che non li faceva andare oltre i 141 km orari. Oltretutto, non erano nemmeno dotati di strumenti per il volo notturno o della radio e con la capacità massima di contenere solo due bombe, scaricate con un meccanismo che tendeva a incepparsi il più delle volte. Alle aviatrici vennero anche fornite tute di volo maschili, che dovettero adattare al proprio corpo, riempiendo ad esempio la punta degli scarponi per riuscire a camminare. Tra il 1941 e il 1943, i reggimenti delle streghe della notte misero a segno più di 23.000 attacchi, colpendo duramente ponti, nodi ferroviari, stazioni, depositi di munizioni, concentrazioni di soldati e aeroporti nemici, diventando così un incubo per l'aviazione tedesca, tanto che il comandante Johannes Steinhoff, all'epoca capitano tedesco, definì il 588° reggimento con il nome di streghe della notte, esprimendo il suo stupore riguardo al fatto che a dare così tanti problemi fossero proprio delle aviatrici donne. Per i suoi successi, l'unità ottenne il titolo onorifico di guardie e nel 1943 fu ribattezzata 46° reggimento delle guardie da bombardamento notturno Taman. 23 aviatrici del reggimento, 5 delle quali alla memoria, furono decorate con la Stella d'Oro e con il titolo di Eroe dell'Unione Sovietica, l'onorificenza più alta del paese. Il reggimento delle streghe della notte fu sciolto 6 mesi dopo la fine della guerra. Nel novembre 1942, Marina Raskova prese il comando del 587° stormo bombardiere in picchiata, composto di bimotori Petliakov P2, e fu al comando di uno di questi mezzi che perse la vita a soli 30 anni durante una tempesta di neve, mentre si stava recando a Stalingrado con urgenza per dare rinforzo alle squadre aeree presenti in quella zona. Quel 4 gennaio 1943, la pattuglia di 3 aerei da lei comandata si schiantò contro le scogliere che costeggiano il Volga, nelle vicinanze di Saratov. Da quell'incidente non si salvò alcun membro dell'equipaggio. I resti delle vittime vennero sepolti in una fossa comune, mentre alla salma di Marina vennero riservati funerali di Stato. E le sue ceneri furono tumulate in un'urna nel muro del Cremlino, sulla Piazza Rossa di Mosca. Qualche mese più tardi, la sua unità di appartenenza fu ribattezzata 125° Stormo Caccia Bombardieri in picchiata Marina Raskova. Furono 32 le streghe della notte che non fecero ritorno a casa, morendo bruciate vive sui loro aerei, che non lasciavano via di scampo, essendo sprovvisti di paracadute fino alla fine del 1944. Malgrado la storia si sia dimenticata di loro, sono stati scritti alcuni libri che raccontano le loro vicende, come Streghe della notte di Marina Rossi, il saggio di Giampiero Milanetti intitolato Le streghe della notte, o Una donna può tutto, 1941, Volano le streghe della notte, di Ritan Armeni.